Buongiorno da Cesa Castina, Abruzzo. Oggi Monte Gorzano e Giro delle 100 Fonti. Dovrebbero essere 1300 metri di dislivello, quindi niente di esagerato. Ecco lì, corno grande e corno piccolo. Di giù. E l'inizio della salita è questa carrareccia abbastanza agevole da pedalare. Poi però mi sa che ci sarà da fare portage. Allora, mi ha lasciato la carrareccia, ma abbiamo pedalato per un'ora e mezza. Questo finora è ancora pedalabile, però un po' tecnico. Non possiamo, facciamo fare questo passaggio. Eccoci qua. Sa che da qua in poi però si inizia fare portage. Siamo arrivati al prato. Si spinge. Eccole. Credo che queste siano marne, se mi ricordo bene. Quello che mi diceva il mio amico geologo. Giù si vede il mare Adriatico. Lì. Molto bene. Con la GoPro sicuramente non si vedrà nulla. Ma vabbè. Dobbiamo arrivare in cima. In cima penso si salga lì, ce l'ho meno. Bici spalla. Qui. Il fondo è tutto irregolare. Impossibile pedalare. È impossibile pedalare. Niente male, eh? Un falchetto di giù. Solo che la terra è sabbia. Si vede che non ha piovuto. Quindi sarà dura scendere, perché il terreno è molto inconsistente. Eccoci. Cioè, eccoci. Eccoci qua. Non siamo di certo su. Quindi forse quello lì è il Gorzano. Si riesce a pedalare un pochino. Vediamo quanto dura. Niente, è durata poco. Si spinge. Troppo ripido. Salirò, salirò. Salirò e salirò e morirò. Qua sembra tutto pedalabile, per fortuna. Piano piano riposiamo le spalle. Qua si vede tutto, questo è il Monte Gorzano, siamo quasi in cima. Lì è il Lazio, di giù. C'è Amatrice, forse quella arcuata, quelle parti lì. Guarda come fanno queste linee. Qui sale la faglia, qui sale la montagna. E di là il Gran Sasso. Invece sale al contrario, così si vedono i movimenti. Quindi praticamente si incrociano qua le placche. Infatti lì è calcare e qui è argilla di qua. Non neanche argilla, è come si chiama? Porfido. È completamente diverso il territorio e anche il fondo.
Quelli sono i Monti Gemelli. Qui c'è un silenzio bellissimo. Devo fare qualche foto. Qui ho visto dei video in cui salivano con l'e-bike. Noi non abbiamo l'e-bike, però forse si riesce a pedalare anche senza l'e-bike. Finora ce la stiamo facendo. Penso che ci siamo, dai. Eccoci qua. Dai che l'abbiamo portata a casa la salitella. E Monte Gorzano ce l'abbiamo. Che silenzio che c'è qui. C'è un silenzio. Il cuore è rumoroso, per dirla, per dire. Eccolo. Eccoci al Monte Gorzano alle 10:30 di mattina. metri. Siamo nel Lazio, la punta è nel Lazio, sono sicuro. Addirittura questa è la montagna più alta del Lazio. Questa dovrebbe essere la discesa adesso. Aspetta. Forse sì, dovrebbe essere questa. E quando stanchi ma felici raggiungeremo la vetta del Gorzano e ancora una volta resteremo storditi dalla bellezza della nostra terra. Voi sarete noi, le nostre anime si fonderanno e parteciperete alla nostra gioia. Tutto questo noi faremo per i nostri amici e per quanti ci hanno lasciato e che purtroppo ci sono. Li porteremo con noi sulle nostre verdi montagne. Tu, Signore, ti preghiamo, libera e lascia andare per le tue montagne. Sezione CAI di Amatrice, il ricordo delle vittime del terremoto. Infatti questo è il comune di Amatrice. La discesa, se è questa qui, sembra bella cattiva. Ok, si parte. La discesa non era quella lì cattiva, infatti mi sembrava un po' troppo cattiva quella discesa, bensì si scende qua sulla destra, quindi rimaniamo in Abruzzo praticamente, non si va nel Lazio. Belle pozze. Adesso dove si scende? Guarda i cavallini. Questa è la cosa brutta di partire dalla cima e iniziare subito una discesa cattiva. Che non sei caldo, non sono mai pronto. Allora, spero che si capisca che qui è molto ripido. Dall'alto non sembra, però guardate qua. Vabbè, questo pezzettino piccolo si fa a piedi.
molto più granulato di quello che sembrava. Metti, mi ammazzavo per andare a stirare le mucche. Ok, sono di nuovo sul sentiero, anche se il sentiero non lo vedo. Qui dovrebbe essere una curva, però giù c'è un palo del CAI, quindi lì devo andare. Un po' di freeride. A me mi piace molto il fatto che non ci sia un sentiero, perché un sacco di natura. Sì, destra. Ma sì, perché non c'è una traccia o qualcosa. Quindi non sto sbagliando. Di pietra adesso è di là. Bisogna andare di qua. Buongiorno, salve. Prego, prego. Allora mi sposto. Da dove arriva? Dal Gorzano. Andare di qua, eccolo, questo è il sentiero. Oddio, non è neanche qua che devo andare, però cioè, posso seguirlo, ma non è la direzione. Wow. Bello. Sa che si deve risalire su. Piscina, bello. Dall'alto sembrava quasi rideabile, però a vederlo da qua direi che non lo era. Pam, contro questo masso.
ecco il cambio qua, lo sa? Vabbè. Buongiorno. Che bello qui. Spettacolare. Se noi dove mettiamo le ruote. È bello. Sono anche le pietre nascoste nell'erba. Salve, grazie, ciao. Ciao. Quasi. Hopla. Adesso dove dobbiamo andare? Bel flow. Sa che siamo agli sgoccioli. Ridente cittadina di Cesare Castello. Ma che dire, per tutta la fatica che ho fatto ad arrivare su, la discesa non è bellissima, però il posto è veramente bello. La discesa da fare con una mountain bike non è così spettacolare secondo me, cioè pensavo di più, secondo me è sopravvalutata. Bon, bella.